Siamo sotto il cortile d'onore di Palazzo Civico, in piazza Palazzo di Città. Qui esiste un rifugio antiaereo costruito dal comune 5 giorni dopo i bombardamenti dell'aviazione alleata l'11 e il 12 giugno del 1940. Grazie agli interventi di ripristino di questi mesi, dal 24 gennaio 2017, ogni quarto martedì del mese, scolaresche e cittadini potranno visitarlo insieme alle nostre guide volontarie. Nella notte tra l'11 e il 12 giugno 1940, 30 ore dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini alla Francia e alla Gran Bretagna, Torino subisce il primo bombardamento da parte dell'aviazione alleata. La città è impreparata, l'allarme suona in ritardo, i cittadini sono stupiti e increduli. Il 17 giugno dello stesso anno l'amministrazione comunale decide di costruire un rifugio antiaereo per 50 posti sotto il cortile d'onore di Palazzo Civico. L'opera, in calcestruzzo a 10 metri di profondità, è pronta nei primi mesi del 1942. I locali del rifugio hanno recentemente ospitato spettacoli teatrali perché erano già stati aperti al pubblico in alcune occasioni, ma da gennaio 2017 scolaresche e cittadini potranno visitarlo ogni mese su prenotazione. Una visita davvero interessante che come Presidente del Consiglio Comunale vi consiglio.